Milano, nel cortile di Palazzo Litta, disegnato da Francesco Maria Ricchini nel 1642. È un esempio di come in questa città si nascondano tesori meravigliosi dietro portoni chiusi. Ma oggi, dopo un lungo restauro, Palazzo Litta si apre al pubblico e viene invaso con molta grazia dai lavori del duo svizzero Fischli & Weiss. Titolo della mostra: Altri fiori, altre domande. Deciso di ospitare l'arte contemporanea in uno dei più bei palazzi e dei più nascosti di Milano. Certo, è sembrato un bellissimo progetto quello di ospitare questa mostra e la realizzazione lo dimostra. Peraltro i due artisti hanno realizzato delle opere appositamente per un'ambientazione che è quella in Palazzo Litta, fortemente stimolati da questo ambiente artistico, domestico, ma estremamente raffinato come dimora del Settecento. Artisti non solo vincitori del Leone d'Oro a Venezia, alla Biennale di Venezia del 2003, ma appunto reduci da una grandissima mostra alla Tate, di cui qui ce n'è una parte, ma c'è anche una serie di lavori realizzati appositamente per questo luogo. Sì, gli artisti sono venuti ad agosto, l'anno scorso è stata una visita bellissima, surreale quanto il loro lavoro, perché a Milano ad agosto non riuscivamo neanche a trovare una pizzeria dove mangiare. Si sono subito innamorati di questo posto e hanno subito capito, e ce l'hanno detto, no, che era una opportunità unica nella loro carriera, di qui la scelta appunto di lavorare con la Tate, ma utilizzare la mostra della Tate come una specie di serbatoio dal quale attingere alcune opere, e poi la decisione di realizzarne molte di nuove appositamente per questo luogo e appositamente per la fondazione. La mostra si intitola Altri fiori, altre domande, e già nel titolo appunto esprime una differenza anche rispetto alla loro mostra itinerante, che si intitolava Flowers and Questions. Questi sono nuovi fiori, nuove riflessioni. La mostra si apre con una scelta quasi in controtendenza, si apre con un ingresso molto quieto, molto calmo, in cui delle foto di aeroporti e delle foto di Milano si mescolano a sculture che sono completamente mimetizzate nell'arredo. Il lavoro di Fischli & Weiss a me piace descriverlo come una specie di epica dell'inutile, sono i cantori di delle cose più quotidiane, più ovvie, che però trasformano e animano per creare avventure e paesaggi straordinari. Una delle loro opere più famose, The Way Things Go, il senso delle cose può essere tradotto, è una reazione a catena, una specie di grande effetto domino in cui gli oggetti si animano e si spingono a vicenda per creare una specie di gigantesca macchina inutile. Creato un percorso che a differenza appunto di una mostra tradizionale retrospettiva, noi ci piace definire come introspettiva. Si ha l'impressione di entrare nella casa di uno strano personaggio che colleziona oggetti da misteriosi, o che comunque mette sotto vuoto costumi di peluche, ecco. E costruisce intere narrazioni fatte di terracotta. We
dollars and cents.